secondo me veramente tosta, molto ben allenata, che sapevamo avrebbe affrontato questo tipo di gara in questo modo, anche perché aveva fatto, dato la fila a torcere a quegli altri contendenti, e all'andata ci aveva, diciamo, messo veramente in difficoltà. Pur disputando una buona partita in difesa, secondo me dal mio punto di vista, perché siamo stati bravi e diligenti e precisi in quello che era il piano partita, per i primi due quarti offensivamente abbiamo fatto, siamo riusciti a innescare i nostri lunghi per poi avere rotazioni di palla per andare a giocare contro i loro raddoppi, per andare contro le loro situazioni, cosa che non abbiamo fatto il terzo, quarto e quarto, cioè la palla è rimasta molto ferma e siamo stati poco bravi a sfruttare i passaggi dentro dove abbiamo commesso diversi errori, infatti la percentuale da 2 punti del 37%, nel senso che là devi prendere qualche vantaggio o comunque fare qualche canestro per poi avere degli accoppiamenti diversi sulle rotazioni, cioè nel senso se vengono ad aiutare loro vengono a raddoppiare o triplicare addirittura per passo. Quindi nel momento in cui hai un vantaggio puoi segnare, noi abbiamo sbagliato. Aggiungiamoci che nel momento che contava sia alla fine che anche prima nel terzo, quarto, quarto abbiamo commesso degli errori ai tiri liberi che su 62-60 ovviamente pesano come ogni tiro della partita, ma sono vantaggi che prendi e poi non concretizzi. E questo ha fatto sì che siamo arrivati con la testa alla fine un po' con la paura di perdere. Anche l'ultimo tiro, l'ultima scelta che abbiamo fatto era per vincere, ovviamente con più lucidità si poteva anche cercare di andare a canestro e giocare su mentale, visto che loro erano 4 giocatori con 4 falli. Non lo vedo neanche come un incidente di percorso, lo vedo come una partita dove dobbiamo essere più concreti in quello che facciamo. La difesa può essere ancora ottimizzata, ma in questo caso devo dire che l'attacco è stato un po' così più deludente della difesa. Fino a che punto è un discorso di chimica di squadra, nel senso che tu puoi essere il più bravo al mondo, gli altri possono essere più scarsi al mondo, però quando ci si incontra per strane leggi, ci si sempre. Cioè, alcune volte, anch'io ci ho pensato più nella partita, no? Ci ho pensato che se leggo una cosa per noi ostica o meno. Sicuramente avendo 4 lunghi così, ok, si sono permessi di fare tanti falli, quindi di mantenere un'aggressività di questo tipo. 10 giocatori intercambiabili che ti mettono pressione, devi avere il piglio in più, qualcosa in più, avere la lucidità degli ultimi secondi. Io non so se ci accoppiamo male con loro, sicuramente questa è una squadra costruita nel tempo e ogni anno ha dato fila da torcere a tutti e ogni anno sono una squadra rivelazione. Ovviamente se avendone perse 2 potrei anch'io riflettere su questo, ma credo più che se siamo un po' più efficaci in attacco puoi fare meglio e non devi comunque rifugiarti nel piangere su un fallo o non un fallo, perché comunque loro giocano così, sono aggressivi, sono puliti ma tosti, cioè puliti, giocano pallacanestro senza porcheria, che è anche un vanto da parte loro. Ovviamente se non lo consideri un incidente di percorso non sei minimamente preoccupato. Io credo che ci sia, non lo so, la reazione è importante. Come dicevamo forse alcune volte fa, la reazione è si vince, si perde. Se quando perdi impari, allora diventa qualcosa di positivo. Se invece quando perdi vai a recriminare sul tiro libero, vai a recriminare su quello, su quell'altro, allora oppure ti dai delle colpe che non hai, diventa sciocco. Allora l'analisi è sempre che si gioca, si vince, si perde, per fortuna in squadra. Cosa ho fatto, cosa non ho fatto che potevo fare in più, come dall'allenatore, e trarre energia da questo, quindi girare e
spingere in positivo poi quello che per avere una partita diversa a Reggio Emilia, comunque sapere che tutte le partite, come dicevamo la scorsa settimana, da adesso in avanti saranno più toste, più con obiettivi diversi, quindi veramente più importanti. Magherini, vedo dei minutaggi molto limitati, non sta benissimo. Allora, l'altra volta ha avuto un infortunio alla caviglia, l'altra settimana ha avuto un problema alla caviglia, no, a Bergamo, l'altra settimana aveva era entrato da dietro, più o meno, ha giocato 19 minuti, sto cercando di dare un po' di spazio anche a Filippo. Che ovviamente lo faccio anche in visione futura, nel senso che uno se lo merita perché si impegna, e due perché vuole arrivare con una diversa gestione dei minutaggi. È ovvio che alla fine può pensare se ci fosse stato Mattia al posto di questo o Filippo al posto di quello, faccio un discorso del periodo e cioè noi siamo sì. L'altra partita no, era un discorso di recupero fisico che aveva mancato due o tre, ho approfittato per far esordire Filippo in quintetto. Questa partita, nelle rotazioni, in quel momento avevamo bisogno anche di fare un canestro da tre e Tommy, ovviamente Tommaso, stava giocando bene, sono affidato a quelli che in quel momento io non parto mai prevenuto e cerco di, fra virgolette, portare da tutti il meglio che mi possono dare. È ovvio, la giochi 100 volte con 100 quintetti vengono fuori 100 partite diverse. Senti, Samoggia? Samoggia, oggi mi è andata così, volevo ruotare così e mi dispiace per lui perché è un ragazzo serena, domani ci parlerò. In alcuni momenti devi fare delle scelte, quindi ho visto che in quel caso Rezzano e Banti erano ancora in ritmo, potevamo ovviamente utilizzarli in modo diverso, ma oggi è andato così. Nel male mining della regular season ci sta praticamente. Ci sta, ovvio che cioè, non ci sono particolari così eclatanti, per cui l'analisi della dopo partita non sarà facile, perché se tu dici perché potevamo cambiare difesa, ci ho pensato anche, ma sinceramente non era quello il problema. Potevamo andare a cercare di dare la palla sotto di più. I primi 5-6 minuti del terzo quarto abbiamo giocato male, secondo me, cercando tanto il tiro a tre punti, infatti siamo andati sotto, dopo ci hanno recuperato, abbiamo preso tre contropiedi, tra l'altro. La differenza è che noi abbiamo fatto anche un po' di difficoltà in contropiede, che di solito qualche contropiede facciamo. Abbiamo preso tre contropiedi e loro ci hanno recuperato. Ho fatto la classica partita, la trasferta, giustamente, dove te la giochi tutta all'ultimo secondo. E devo dire che abbiamo perso anche con un buon tiro di Tempestini preso dall'angolo per vincere, quindi è andata così. Sì, l'episodio alla fine. Però sai, su 62-60 penso che dalla prima palla 2 all'ultima conti, perché se vai a rivedere su meno 3 abbiamo avuto Giacomo la bravura di prendere tre tiri liberi, ne abbiamo segnati due, dopo loro sbagliano ancora, quindi all'opportunità in teoria la partita poteva essere chiusa già là per loro. L'abbiamo un po' riaperta, vedremo come andare avanti, ma io devo dire che sull'impegno a livello difensivo non ho niente da dire, ci vuole un po' più lucidità in attacco.